Paolo Amatista, new entry nel blocco dirigenziale biancoverde della Menzana Campobasso, al suo esordio a bordo campo, portato proprio bene, no? A una bellissima vittoria. Una bella gara, veramente. Innanzitutto complimenti anche all'altra l'altra società che hanno disputato un'ottima partita. Però ha vinto la squadra che con più voglia, la squadra che aveva più voglia di vincere, e abbiamo portato a casa due punti importantissimi, visto anche gli altri risultati in chiave playoff. Questa è una gara, forse la vittoria più importante. Poi è un derby, quindi vale veramente doppio. Secondo te qual è stata la chiave di volta di questa partita? Se nel finale sicuramente fai un nome, anche se è antipatico citarne qualcuno. Ma su tutti Stjepović, sicuramente, è quello che ci ha messo più intensità, mi sembra anche in attacco ha fatto ottime cose, però credo va dato il merito alla squadra di aver giocato un'ottima gara in difesa, nonostante quel momento di blackout proprio a ridosso della fine del terzo quarto, sono stati veramente molto molto lucidi e in gamba a rientrare subito in partita e a portare a casa due punti, ripeto, molto importanti. Domenica è una trasferta difficile e qui tutte le domeniche c'è da giocarsi parte delle coronarie. Domenica è una trasferta difficile, però una partita non impossibile. Sono convinto che con questa intensità e con maggiore attenzione anche lì si potrà portare a casa un ottimo e buon risultato. Dobbiamo crederci, questa è la cosa importante. Andrea Benassi, una leggera flessione che poteva costarci cara alla fine del terzo quarto. Loro con due triple hanno preso un vantaggio di 5, però il grande cuore bianco-verde è sempre vivo. Sì, è stata una grandissima partita perché l'abbiamo mollato, siamo andati sotto, era un momento difficile, potevamo perdere la testa e prendere l'imbarcata, invece abbiamo recuperato alla grande dalla difesa, poi abbiamo messo i canestri importanti e poi abbiamo mantenuto la fine con grandissima intelligenza. Senti, ci sono state due assenze importanti, quella chiaramente forzate, quella di Miloš e quella di Carlo Agostinetto. Io vorrei che fossi tu a fare qualche dedica particolare. Assolutamente, per i nostri compagni che mancavano, per Carlo che adesso avrà un'operazione, per Miloš che ovviamente oggi è stato il nostro primo tifoso e ha sofferto con noi in panchina, però torneranno a vincere insieme a noi e li aspettiamo a braccia aperte prima possibile. Domenica una trasferta molto impegnativa a Capo d'Orlando, poi ancora in casa con Reggio Calabria, insomma non c'è un attimo di respiro da qui fino all'impegno alla kermesse nazionale della Coppa Italia. Sì, adesso è fondamentale, queste 5 partite saranno fondamentali per noi per capire dove potremo arrivare. Questo mese e mezzo sarà importantissimo, però se mettiamo questa testa e questo agonismo ci toglieremo la soddisfazione.